I giovani scendono in campo e lo fanno con tutte le loro forze, a 360 gradi, affinché si realizzi l'ideale che li accomuna, vedere le tre province di Lecce, Brindisi e Taranto unite sotto un unico stemma, quello della regione Salento. E ieri, presso la sede del movimento, i giovani si sono ritrovati per la prima riunione interna organizzativa. L'obiettivo è sensibilizzare e informare gli abitanti del Grande Salento. Non a caso sono state tracciate le prime linee guida e i campi d'azione. Non solo parole, quindi, ma anche fatti, ha dichiarato il presidente del Movimento Giovani Christian Sturda, che ha anticipato che domenica prossima tutti i ragazzi che hanno aderito al movimento scenderanno in piazza con dei gazebo informativi. La prima piazza sarà quella a Sant'Oronzo a Lecce. Oltre a pianificare le azioni esterne, il movimento giovanile ha organizzato il proprio organigramma interno. Il presidente del movimento giovanile ha nominato i responsabili delle province di Lecce e Brindisi, Federico Gabellone e Paolo Taurino, e diversi coordinatori dei comuni delle tre province salentine. È un gruppo che vede oltre 800 iscritti, ha affermato Christian Sturda, e sono sicuro che il movimento continuerà a crescere a dismisura, poiché, prosegue il presidente del movimento giovanile, sono tanti i ragazzi e non che vorrebbero vedere realizzato il sogno della regione Salento. Sabato 23 ottobre, presso l'Hotel Tiziano, ci sarà la presentazione ufficiale del movimento.